Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di 7 Days to Die The Overlord Crafting Game. Come al solito io sono Bruce Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, sono da solo in questa puntata, quindi non c'è nessun altro, sono in solitaria come ai vecchi tempi in pratica. Quindi in questa puntata e nella prossima puntata sarò da solo. Questa puntata dovremmo incentrare sulla coltivazione e sulla base. Nella prossima puntata ci sarà la luna rossa. Vi ricorderete nella scorsa puntata vi parlavo del famoso farm plot. Che cos'è? È un vaso dove andremo a piantare le nostre piantine. Il sistema di coltivazione è cambiato, quindi abbiamo bisogno di questo farm plot, che è la prima volta che lo vedo, è la prima volta che lo faccio, è la prima volta di tutto, quindi non so neanche se ci sta una piantina, due o tre, lo scopriremo in questa puntata. Ma per farlo vedete che serve clay soil e non è un problema, stiamo scavando la montagna e la clay si trova. Nitrate powder, ecco, questo potrebbe essere un problema. Si trova in giro, ma dove trovarlo in grande quantità? Rotting flesh, altro problema, e wood non è un problema. Nella mappa, andando in giro, si trovano queste che sono le carcasse. Oltre a uccidere ovviamente gli zombie, che però non vi danno nulla, ma gli animali zombie sì, quindi cani, avvoltoi vi danno questa rotting flesh e il nitrato powder. Questo qua ve lo dà anche, guardate, basta prenderlo e vedete, ve lo dà. Quindi interessantissimo. Ora ho l'inventario pieno, però adesso vedo di liberarmi e raccogliere. Raccogliamo l'animal fottuto pet. Qua ci sono ossa, poi qua aranciato rotting flesh, poi tra l'altro uno schematic, lo usiamo così liberiamo uno spazio per l'inventario. La rotting flesh ci serve assolutissimamente ed ecco qua infatti il rotting flesh. Vabbè, l'animal non ci interessa tanto, ma il nitrate powder sì. Ora sto andando verso la nostra base, che è esattamente sopra qua, perché sono andato avanti un bel po', ho scavato tantissimo, sono andato su di livello alla grande, poi sono andato un po' avanti e sopra lì non si vede, ma sono arrivato fino a sopra lì, o per meglio dire, sto cercando di fare i cunicoli ed è per questo che mi servirà una mano, un po' me la sta dando Braystar e un po' vedremo, magari qualcuno di voi si unirà la sera, adesso vedremo di capire, perché fare la base in questa montagna è veramente tanta tanta roba. Un'altra delle cose che ho sbloccato figosissime è questo. Prendiamo i crisantemi, recipe, e ci permette di fare il tè. Questo tè qua, che tra l'altro sto producendo in quantità industriale, ci mette un po' a farlo, ma questo tè ha delle particolarità. Guardate, Water 24, Stamina Regen 15%, fantastico. Efficienza della digestione 15%. Allora, non so esattamente cosa intende per efficienza della digestione, però ho notato una cosa, che se mangio e poi bevo il tè per questi 4 minuti, in pratica il personaggio non ha bisogno costantemente di mangiare, quindi dovrebbe consumare meno cibo e in più rigenera di più, ovviamente la stamina, come scritto. Ulteriore cosa che vi faccio vedere è l'arma che ho in mano. Che ho trovato questa arma qua, questo stun button che si può modificare, melee damage 10, power attack damage 21, quindi non è affatto male. Se noi lo prendiamo ad esempio con la Wooden Club, vedete che semplicemente siamo già a livelli superiori e dà soprattutto una bella scossa. Adesso appena arrivano zombie ve lo faccio vedere. E intanto vi faccio vedere anche il cunicolo che ho scavato. Guardate qua, c'è un cunicolo che sto scavando per arrivare dove? Dall'altra parte della montagna, cosa importantissima, perché ci permetterà di scappare anche dall'altra parte qualora ne avessimo bisogno. Ma in più, guardate sopra qua, guardate, sto iniziando a fare una bella robina. Ho messo delle fondamenta. Da questa parte qua faremo la serra. Guardate, qua c'è un piccolo spiano, nulla di che, però voglio mettere tutti questi wooden block qua e creare una piccola serra qua sopra, quindi sempre dalla parte della montagna che poi qua culmina con la punta della montagna dove voglio fare una bellissima torre. Ora però da questa parte qua guardate cosa ho scavato. Ho scavato tutto in fondo qua. Guardate, va veramente giù. Poi si gira di qua e si scende ancora. Per scavare questo ci vuole tantissimo, soprattutto se non hai il pickaxe e devi utilizzare sta stone axe. Però dovrei riuscire, anzi spero, e questo qua sarà un bel lavoro
mio e di chi vuole partecipare a questa serie qua, intanto mi stavo perdendo nella montagna, sarà un bel lavoro attaccare tutti i cunicoli, perché voglio fare i cunicoli interni. Quindi, cioè, è una roba veramente difficile fare questa base che mi era venuta in mente così, anche grazie ai vostri consigli, ma soprattutto non è affatto facile farla questa cosa qua. Vedete, poi qua siamo sopra praticamente alla montagna, nulla di che. Lì c'è un caseggiato che voglio andare a esplorare, c'è un bellissimo zombie che di notte vuole prenderle, eccola qua. Vedete l'effetto scossa? Guardate, guardate, guardate l'effetto scossa che blocca per un po' anche lo zombie. Guardate, non lo dà sempre questo effetto qua. Ho notato, non so se sia un difetto dell'arma oppure no, però vedete, dà questo effetto scossa. Ovviamente questo effetto scossa lo danno anche le trappole che noi utilizziamo, ovviamente in giro, e ci permettono quindi di tenere al sicuro la base, le trappole elettrificate, che metteremo anche qua. Ma andiamo a verificare cosa c'è qui. È la classica baita in montagna, nulla di che. Entriamo dentro qua, c'è una workbench utilizzabile, non male, il bidone acceso e qua sopra nient'altro, forse qualcosa qua, andiamo a vedere, no, niente, tutto vuoto, tutto fottutamente vuoto. Guardate là, c'è addirittura un ponte, sono davanti alla casa, alla baita che abbiamo trovato e là c'è un fottutissimo ponte che andremo assolutissimamente a vedere. Intanto raccolgo tutto. Ho trovato un bel casco da football che non è affatto male nella prima stanza, sono ovviamente nella prima stanza, nulla di che. Possiamo passare da qua, ma c'è già uno zombie. Ho già visto uno zombie e lei ha visto me, la maledetta. Si combatte di notte qua. Un combattimento al fuoco del camino. Molto, molto bello. Oh, l'abbiamo fatta fuori. Era romantico un combattimento così. Oh, molto bene. Un resipe di qualcosa da mangiare che non fa mai male. Attenzione, zombie ovunque. Ci sono fottuti zombie ovunque. In più ho sentito dei lupi ululare. Vorrei che fossero fuori qua. Là c'è un altro zombie. Bene. Guarda che belli zombie qui. Diamogli la scossa. Oh, là, una scossina. E poi un colpo con la mazza che fa sempre bene. Ha luttato, attenzione, ha luttato. E lutta cose molto interessanti. Gli zombie là saranno riusciti a sfondare la porta? Direi che ce la stanno facendo quasi, 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 quasi ce la stanno facendo. Lasciamoli lavorare al posto nostro, questi belli zombetti. Eccoli qui, e uno, due. Vedete, non va sempre il colpo della carica, però stiamo molto attenti. Là, qua, e il colpo caricato. Diamogli il colpo qua. Vediamo, molto bello. E una clavata. Anche lei, signorina, gradisce un po' la scossa. Sta sorgendo il solaio, mi ha preso in pieno. Sta sorgendo il sole. C'è la musichetta che è finita. Per fortuna, guardate il sole, finalmente è finita la notte. E sapevo che c'era qualcosa. Guardate qua, c'è un passaggio, sembra segreto o qualcosa del genere. Mi arriva qua. Sembra forse uno di quei passaggi segreti o qualcosa del genere, non si capisce. Poi c'è qua una borsa con dentro tanta bella robina. Molto bella. Qua niente, niente, niente. Però qua scende. Sul fatto che scenda ho un po' di paura. Qua c'è una bella luce rossa. Sarebbe bella rifarla nella nostra base. Ah, aiuto, aiuto. Non so se salgono le scale. Adesso lo scopriremo. No, sta cercando di distruggere tutto la maledetta. Vabbè, affrontiamola, amici. E affrontiamola, mica, ma mica tanto. Sono bloccato, attenzione. Sono bloccato, ero bloccato. Facciamo fuori. Carica, carica il fucile, amico. Carica il fucile. Cosa vuole farla? Zombie, quello fa. Detto, una molotov mi servirebbe qua. Guardatela. Oh, prendi questo colpo. Vai, vieni qua. Vieni qua, prenditi un altro. Oh, sono stato su di livello, ma c'è altro casino. C'è fottutamente altro casino. Oh. Ok. Sento cani. Non so se le avete sentite, amici, ma sento dei fottuti cani. Qua c'è dentro roba molto interessante. C'è anche uno zombie da qualche parte. Andiamo a vedere qua. Oh,
Oh, cioè il tè in questo caso è oro. Questo non ci interessa, questa la prendiamo, il resto non ci interessa. Andiamo a vedere qua, soprattutto se c'è roba interessante. Sì, la pistola. Abbiamo trovato un sacco di cose in questa cavolo di... Beh, sapevo che c'era qualcosa perché è una casa isolata. Cioè, questo gioco ormai nelle alfa mi ha insegnato tante cose. Questo è il pezzo Motor Tool Parts, forse per la motosega che tra l'altro abbiamo. Comunque ho sbloccato l'ultimo livello per portare la roba, perché altrimenti non sarei mai riuscito a portare tutta sta roba qua. Vediamo un po', vediamo qua. Ok, sento tutti i zombie. Io me la fugo da questa parte qua. Voglio andare a vedere il ponte prima di tutto. Ora, per farvi vedere, guardate, utilizzo il tè. Ho appena mangiato qualcosa. Vedete che mi dà in basso a sinistra questo bonus. Bonus che rimane per 4 minuti. Quindi è favoloso questo tè qua. È veramente eccezionale. E qua ancora queste cose in giro che ci danno, come vi ho fatto vedere, quelle robe molto interessanti che ci servono assolutissimamente. Ora qua andiamo a vedere il ponte. Attenzione, ci sono avvoltoi del cavolo! Avvoltoi del cavolo! Preso in pieno, preso anche te, maledetto. Vieni qua. Vieni qua. Preso, 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 cioè preso ma non preso. Ai ai ai, attenzione, attenzione qua. Pericoloso, pericoloso. Questo gioco appena ti distrae ti punisce subito. Te cosa vuoi? Te cosa vuoi? Pigliati una bella scossa e un colpo di mazzata ti do. Dove cavolo è andato l'avvoltoio? Lo sento. Eccolo, eccolo. Mancato in pieno, mancato in pieno il maledetto. Preso, stavolta preso. Ok, andiamo a recuperare qua nell'avvoltoio. Dovrebbe darci un po' di cose. Andiamo sull'altro avvoltoio, recuperiamo quello che possiamo e vediamo sul ponte cosa c'è, sperando che non crolli il ponte. Allora, la macchina, vediamo subito, magari troviamo cose interessanti. Sì, c'è uno schematic di un Rad Remover Mod. Utilizziamo subito, poi del glue e dello spring, solo che ho l'inventario strafottutamente pieno. Guardate gli zombie che salgono di qua e salgono di qua. Beccati colpo qua, la scossa ora e una mazzata di questo. Vediamo questo qua. Cavolo, è riuscito a salire alla grande sto tizio qua. Passiamo dalla macchina da qua. Oh, lì c'è altra roba da tirare su. Vediamo qua se troviamo. Sì, questo lo troviamo, molto interessante. Lì si cade, qua si cade. Vediamo se riusciamo a farlo cadere. Vieni qua amico, vieni. Ecco che sta arrivando. Vediamo, credo che sia una trappola quella. Sì. I cavoli, è venuto giù un pezzo intero. Maledetto. E che cavolo, si è rotta questa. Utilizziamo questa. E tiriamo giù qualche alberello che ci serve un bel po' di legno. E soprattutto lo tiro giù perché mi sono ricordato una cosa, che gli alberi, se ce ne sono tanti in un punto, fanno laghicchiare il gioco. Ed essendo che il gioco c'ha dei problemi clamorosi al motore che non è ottimizzato per nulla. Guardate con il tè, l'ho appena bevuto e guardate, posso tranquillamente tirare giù un albero e il recupero della stamina è molto più veloce, guardate. E in un attimo praticamente riesco a tirare giù un albero senza fermarmi, una cosa eccezionale. Bene, torniamo verso la nostra base, ho ripiantato gli alberi. Guardate la nostra base da fuori, ovviamente quello è solo un piccolo pezzo, poi avremo la serra, la torre e altri pezzi, buchi in giro con i terrazzi dove piazzeremo trappole, torrette e quant'altro per difenderci dagli zombie. E quindi, farm plot, andiamo a vederlo. Ho recuperato tutti i materiali che disponiamo, ce ne fa fare due. Due perché rotting flash non ce n'è mai abbastanza. Però facciamo questi due qua, iniziamo a fare questi due e in più andiamo magari a fare dei, direi dei wood frame per fare il supporto a questi qua. Magari ne facciamo, direi, una quarantina. Andiamo un po' abbondiamo e andiamo sopra nella zona che voglio riservare alla serra. Vi ripeto, non è che scalerò sempre la montagna, faremo il cunicolo interno che si aggancia direttamente qua per andare alla zona, ovviamente, della serra. Zona della serra che ho deciso di fare qua. Quindi qua faremo una bella zona della serra. Qua tutto qua, direi, bello, bella lunga. Poi lo agganciamo là.
Creiamo anche già dei supporti, ovviamente, onde evitare che collassi tutto, perché sapete che questo gioco utilizza ovviamente anche la forza di gravità, quindi è facile che collassi il tutto, quindi molto attenti, sempre fare dei supporti, assolutissimamente, ma questa zona mi piaceva più che altro per fare una serra non rettangolare normale, ma fare una serra tipo magari ad L o qualcosa del genere, insomma, fare un qualcosa di bello. Ora ovviamente non la facciamo tutta in questa puntata, però do l'abbozzo perché poi tra Braestar e quelli che giocheranno questa serie qua, che mi aiuteranno in questa serie qua, possiamo fare qualcosa veramente di fatto bene e curatissimo, come del resto faccio di solito le cose, però voglio veramente fare una cosa super super bella. Iniziamo ad abbozzarla così il progetto c'è. E va solo dopo un po' completato. Lo faccio di wood frame. Adesso, ovviamente, questo è il progetto. Poi lo decoreremo un po', potenzieremo tutto. È chiaro che qua per ora è solo un abbozzo, giusto per far vedere come verrà. Lo faccio di wood frame innanzitutto perché wood frame posso toglierli, quindi cambiare l'impostazione se mi accorgo che succede qualcosa di strano. E soprattutto per potenziarli, ovviamente cosa devo fare? Per potenziare questi qua sotto non riuscirei a prenderli, quindi devo togliere quello sopra, potenziare quello sotto e poi mettere quello sopra. Però dovrebbe venire una cosa del genere. Ovviamente immaginatela anche un pelo più sporgente in qua e magari un 5-6 blocchi più in qua ancora. Da questa parte magari ci congiungiamo da questa parte qua. Quindi diventa una bella serretta dove l'ingresso è questo qua. Qua tiriamo giù tutto e lo colleghiamo direttamente qua. Cioè praticamente qua esce fuori, arriverà di qua, entrerà di qua e qua sarà la porta di ingresso della nostra serra, che sarebbe bello farla anche tutta trasparente. Adesso vedremo di capire. E soprattutto qua andiamo avanti almeno sì, di 4. 4-5 blocchi più là, quindi bella, bella, bella giusta. Ora piazziamo i farm plot, però a questo punto. Allora, farm plot, direi che se questa è la porta di ingresso, il farm plot può darsi che lo facciamo stare qua. Tutti e due qua. Eccolo qua il farm plot. Si unisce, quindi avete visto, però mi sa che contiene una sola piantina. Andiamo a vedere delle patate. Allora, patate che io vorrei anzitutto fare dei seed, quindi fare proprio potato seed. Però bisogna sbloccare il perk. Perk, per fortuna ho 4 punti che sono riuscito a sbloccare. Direi di sbloccare questo qua, assolutissimamente, però ci serve fortitudine livello 5, quindi dobbiamo bloccare uno di questo, due di questo, che comunque ci dà tante cose interessanti, ovviamente, e poi possiamo fare finalmente farmer. Andiamo a vedere qua e finalmente possiamo fare i nostri potato seed. Ne fa uno, con 5 patate ci crea un potato seed, quindi questa patata la mettiamo qua. Ora abbiamo altre cose, sì, abbiamo un corn seed, quindi abbiamo potato seed e corn seed, non male. Abbiamo pumpkin seed anche. Pumpkin seed, io proverei a piantare i pumpkin seed. Mai visto i pumpkin in questo gioco? O sbaglio? Abbiamo mai visto delle zucche in questo gioco? Eccoci qua la nostra serra, diciamo, in via di costruzione, ma vedete che le cose da fare ce ne sono tante. E qua mettiamo la patata, perfetto, e da questa parte, ovviamente, la pumpkin seed, la zucca. Ora, altra cosa importante di questa coltivazione è non solo servono i vasi e quindi non è più possibile farlo sulla terra, almeno che io ho visto non è più possibile, servono sempre i vasi, quindi dobbiamo fare sicuramente i vasi, cosa molto importante, ma soprattutto richiede che cosa? Il sole. L'acqua non credo ancora, ma il sole sì, cioè devono prendere assolutissimamente sole. Questa cosa non vale per i funghi, possono essere coltivati al buio, ma tutte le piantine qua devono essere coltivate alla luce del sole, quindi importantissimo tenerlo al sole. Ecco perché voglio fare una bellissima serra, magari trasparente, perché il blocco trasparente, guardate che bello quell'albero là,
Quello là lo lascio, bellissimo, l'albero là che svolazza lì sulle colline, bellissimo questo qua. Ma stavo dicendo appunto che vorrei fare di vetro questa serra, immaginatela ovviamente molto più lunga, e questo ci permetterà che le piantine prendano lo stesso il sole anche se sono al chiuso, tra virgolette, perché comunque la serra è trasparente. Altra cosa, il wood frame importantissimo. Fare di wood frame la struttura per renderla bella tozza, perché qua lo andremo ovviamente a potenziare, ad esempio così ve lo faccio già vedere, lo potenzieremo in maniera tale che magari anche a livello successivo non è male, per ora a questo livello qua lo potenziamo così almeno la struttura rimane bella consolidata, perché immagino che questi vasi qua pesicchino parecchio e mi ricordo in qualche alfa dove avevo buttato la terra sopra, avevo fatto una cosa analoga a questa ma con la terra, era crollato tutto, quindi voglio stare ben al sicuro, quindi wood frame belli cazzuti che tengono su bello la struttura. E qua la bella serra, che tra l'altro ha anche un bel panorama. Ma amici, per questa puntata è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata. Sono le 9:04 del giorno 7, quindi luna rossa, arriverà la luna rossa. Quindi voglio andare ancora un po' all'esplorazione per vedere se trovo qualcos'altro per affrontare meglio la luna rossa e per potenziare ovviamente il personaggio. Quindi andrò avanti un po' off camera e poi ci troveremo per la luna rossa, per affrontare la luna rossa sempre, solo con me, anche nella puntata della luna rossa, perché voglio affrontare la luna rossa da solo, ovviamente non l'affronteremo qua in casa dove sicuramente ne prenderemo un sacco di mazzate, ma dobbiamo affrontarla fuori o comunque partendo dalla casa e poi andando fuori. Vediamo un po' cosa ne esce. Ma per questa puntata è tutto. Vi voglio ricordare di supportare questa sera con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Vi ricordo che esiste la pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione. Da Muruccio è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Forza con i like. Ciao a tutti.